personaggio autorevolissimo anche in campo sociale, perché è il promotore della Società delle Nazioni che poi diventerà l'ONU, quindi stiamo parlando comunque di un personaggio di livello mondiale. L'epoca sua fu un'epoca in cui, anche dal punto di vista dell'incidere sulla società, incise moltissimo. E una cosa ti volevo chiedere. La scuola di cui parla Jacques Maritain era una scuola col grembiulino o senza grembiulino? Non è questo il problema. Non lo è per Maritain e secondo me non dovrebbe esserlo neanche per noi. Nel senso che non è un grembiulino che faccia la scuola, è su questo. Ora, se per grembiule intendiamo un qualcosa che ci dà a livello di classe un riconoscimento anche all'esterno, perché no? Se lo intendiamo come mezzo, cioè così, un sistema molto pratico, soprattutto per le maestre di scuola elementare, non facciamo sporcare questi fanciulli e va bene. Se ne facciamo una questione pedagogica, abbiamo sbagliato tutto. Quindi il Gabibbo ha ragione, perché nella sigla finale ti strisce la notizia, provate a sentirla questa sera, parla proprio del grembiulino, non avete mai... Il discorso, per esempio, del maestro... Siccome Beccati e Ricci sono due... Tanto sono due insegnanti, tutti e due. Ricci è stato anche vicepreside, se per quello. E quindi di questioni didattiche sera. È il discorso anche del maestro unico, no? Ora, il mettere Maritain mette il dito nella piaga, anticipa, negare l'importanza della relazione del maestro alunno non si può, soprattutto nei primi due anni. Il maestro unico nei primi due anni potrebbe essere veramente una soluzione. Poi, proprio perché il sapere è unico, d'accordo, però le specifiche ci sono. Probabilmente il affidare a un unico maestro la preparazione nelle varie discipline probabilmente è un errore abbastanza grave. Forse sarebbe meglio parlare di un'azione pedagogica educativa concordata tra gli insegnanti di interdisciplinarità e recuperare in ciascun individuo ciò che di buono può dare. Insomma, lo sappiamo benissimo, cioè l'insegnante è molto più preparato in un settore piuttosto che nell'altro, perché negarlo è. Adesso generalizzare in questo modo secondo me è un po'. Potrebbe essere dannoso, ecco, non che mi piaccia il mondo, per carità, il mondo è stato spesso volentieri raffazzonato, però di lì a distruggere completamente tutto. Insomma, facciamo le cose per grandi, facciamole bene. Le famiglie di solito rispondono a questa domanda con una preoccupazione. E se poi un povero disgraziato gli capita la maestra peggiore, per quelli che invece hanno la maestra buona, fortunati che hanno la maestra l'unica su tutte le materie. Ci fa mai ce l'ha di 4. Il problema è che si è raggiunti a 4, 5, 6 e anche 7 maestre per classe. E finora tutte le contestazioni che ho sentito non partono da criteri didattici, pedagogici, ma fondamentalmente sindacali. Nel senso che viene fatto tutto per ridurre il numero degli insegnanti. Ecco, quindi non c'è stata una grande risposta dal punto di vista, anche perché è sospetto che quando erano due in una classe, uno stava dentro, uno stava fuori, si portava quello miscolo fuori perché permettesse agli altri insegnanti, ma non è che ci fosse poi questa copresenza morale. Di sicuro c'è bisogno di un lavoro interdisciplinare. Su questo non ci piove, mantenendo la specificità delle discipline che è fondamentale, però occorre far capire ai ragazzi che tutte le discipline concorrono al sapere e che il sapere è comunque unico, perché unico è l'uomo. Questo bisogna farlo capire. Ed è abbastanza difficile farlo capire, o perlomeno è aleatorio pensare che col maestro unico questo si capisca. Presumo che questa sia una domanda che nessuno si sia posto in quel ministero, presumo. Ecco. Sono quasi certa, ecco, magari le certezze politiche non esistono, ma questa io già, secondo me, nessuno se l'è chiesto. È stato un discorso di tipo economico, non certamente di tipo pedagogico. Sugli altri aspetti invece di favorire l'integrazione
i ragazzi, cioè la scuola di oggi è molto diversa dalla scuola di 30 anni fa, il fenomeno dell'immigrazione praticamente fa sì che in moltissime classi la possibilità reale di insegnamento sia quasi, diciamo, fortemente condizionata dal ritardo dell'apprendimento linguistico di persone che sono inserite già grandi in classi un po' più elevate, ma di fatto non sanno nulla di quello che non comprendono. Ecco, questa problematica invece va affrontata, e anche qui è un problema estremamente delicato, perché il rischio di fare delle classi, la parola differenziale ci ricorda le terribili classi in cui gli incappati venivano portati fuori, eccetera, eccetera. Non è che vengono riportati dentro, poi i passi avanti siano stati molto, molto, molto maggiori, ecco, perché c'erano problemi di altro tipo, non si dava poi l'insegnamento lo stesso, però non vorrei dire questo. Ecco, di fronte alla necessità di avere di fronte alunni molto diversi, ecco, il problema di poter gestire percorsi formativi differenziati, diversificati, così almeno non potrebbe essere nella difesa dell'alunno. Perché qui il problema nostro è quello di una integrazione di tutte, di cose diversissime nella stessa cosa per poterci, mi sembra, salvare la vita. Integrare non vuol dire tenere un ragazzo all'interno di una classe per 36-30 ore pretendendo che faccia esattamente le stesse cose degli altri quando gli mancano gli strumenti. Anzi, alle volte mancare proprio la mancanza di strumenti crea disagio a me stesso. Cioè, io vedo, ho un ragazzino incappato in classe e mi sto rendendo conto, e quando io ho fatto anche, mi ero scusata anche se di sostegno, mi rendo conto che in alcuni momenti mi sembra che questo ragazzino percepisca la diversità. Nel preciso momento che tutti gli altri prendono appunti in una lezione frontale e lui non ci riesce. Allora, la buona volontà, il senso del dovere impone che io mi sostituisca lui, che i compagni si sostituiscono lui, lo facciamo. Non è questo l'integrazione. Ora, bisogna fare, cioè fare un discorso chiaro. Che cosa vogliamo che questi alunni acquisiscano? Che cosa serve loro? E allora il momento diversificante può esserci, così come ci devono essere dei momenti però aggregati. Per esempio, la lezione frontale su Gepardi non va bene per un ragazzino che non abbia gli strumenti linguistici per affrontarla, o logici. Nel caso di cui parlo io, parliamo di strumenti a livello logico. Il momento però aggregante, che può essere l'uscita, che possono essere tante cose, la partecipazione a teatro, al cinema, eccetera, questo sì che è un momento aggregante, però di lì a pretendere, secondo me, uno è un falso, perché un ragazzo in queste condizioni non riuscirà mai ad arrivare al livello degli altri e non migliora certamente la sua capacità linguistica, espressiva o logico-matematica imponendogli di compiere alcuni automatismi quando non sa che esempio contare, quando non capisce il significato di alcune parole, di alcuni termini. E quindi nel discorso invece del ragazzino straniero, il ragazzino straniero ha bisogno di un potenziamento della lingua. Allora è molto più semplice, secondo me. Occorre però che ci sia un mediatore culturale. Cioè io vedo in alcuni ragazzini stranieri a cui insegnano il corso edile, mi accorgo che questi ragazzini sono felicissimi nel momento che si rendono conto e ce l'abbiamo fatta, abbiamo imparato. Ecco, adesso per esempio stiamo facendo la datazione, il problema è enorme, perché un ragazzino musulmano chiaramente non data come insegno a datare io. E nel preciso momento in cui gli spiego e posso dovrei ritagliare un momento per lui, io vedo che le conquiste, ecco, queste sono veramente delle vittorie sue e mia. E qui servirebbe però di nuovo il discorso mediatore culturale, ma anche qui è un altro problema economico. Quindi integrare, secondo me, bisogna partire dal rispetto del fattore. Secondo me il problema.